Si è aperta con il benvenuto in musica dei solisti del Conservatorio Frescobaldi e il saluto dei padroni di casa, Paola De Santis, direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Ferrara, e Tiziano Tagliani, sindaco della città estense, seguiti dal saluto di Mirko Dondi, vicepresidente di Coop Alleanza 3.0 per gli organizzatori. La serata che ha visto ieri sera il debutto a Ferrara del Festival ad Alta Voce, la 3 giorni di incontri a tema culturale che si sta svolgendo nei palazzi storici e monumentali della città. Ospiti e relatore del workshop dal titolo L'origine è la meta per un nuovo rinascimento, bellezza, paesaggio, cultura e sviluppo sostenibile, brillantemente moderato dalla giornalista Eva Giovannini, Chiara Tonelli e Stefano Boeri, architetti, Stefano Mancuso, neurobiologo, Enrico Giovannini, economista ed esperto di statistica, tutti studiosi di fama internazionale, sollecitati a delineare un possibile futuro per la città estense rispetto alla sua doppia identità di città agricola e di cultura. Subito dopo, sotto la volta del porticato rinascimentale di Palazzo Costabili, la degustazione dei prodotti tipici ferraresi ha offerto uno spettacolo inconsueto, mettendo in scena la grande macchina del cibo made in Ferrara. Cibo, arte, cultura, letteratura, Ferrara è territorio, Ferrara è davvero una città ricca di sorprese. La cosa bella di questa iniziativa è che si mette insieme appunto il pensiero, e noi vogliamo una città che pensa, ma anche con i piaceri, quindi la buona gastronomia. Oggi qua a Palazzo Ludovico il Moro, al Museo Archeologico, ci sono alcuni dei migliori produttori del nostro territorio, dai cappellacci alla salama alle vongole, quindi è un bel modo di far conoscere la nostra città. In primo piano i prodotti locali e i produttori che hanno in Coop Alleanza 3.0 un cliente di grande impatto economico e di promozione del territorio. Il futuro di questa iniziativa è ovviamente coltivare questo rapporto con questi produttori. Per noi non sono solo produttori di merci, ma sono una rete importante da costruire nei territori, magari organizzando filiere produttive che mettono insieme più produttori per nuovi prodotti e anche per coltivare la tradizione. Quindi in questo senso questo non è un evento che si esaurisce con questa attività, ma credo che proprio per essere vicino al territorio bisogna promuovere e avere altre iniziative che valorizzino questo che abbiamo.